Vorrei chiedere alla professoressa Marinelli, che ha fatto della sindone una ragione di vita, perché ha dedicato, da più di 40 anni studiosa della sindone, Emanuela Marinelli sarà ospite all'Aquila sabato 24 settembre del convegno dal titolo Sacra Sindone, indagine moderna dell'antico mistero, che si svolgerà all'auditorium del Parco del Castello dalle ore 10. Il mio ruolo è soprattutto un ruolo di divulgazione, non ho fatto io scoperte mie sulla sindone, ma è già un grossissimo lavoro far conoscere le scoperte degli altri. Per questo ho scritto 17 libri, adesso sto scrivendo il mio 18° libro e insieme a mio fratello ho aperto il primo sito internet sulla sindone in Italia, che ormai esiste dal 97, ho aperto la prima pagina Facebook sulla sindone, Amici della Sindone, ecco, per far conoscere questi studi che se no restano confinati a pochi esperti. Emanuela Marinelli farà un confronto tra le scoperte scientifiche e le leggende sul prezioso sudario. Ma poi sulla sindone, oltre l'alo e la mirra, sono state scoperte altre microtracce, per esempio di aragonite, un minerale che si trova nelle grotte, e l'aragonite trovata sulla sindone è identica all'aragonite delle grotte di Gerusalemme. E poi un particolare, un dettaglio che nessun contraffattore avrebbe mai inventato in un'epoca in cui non esisteva il microscopio: all'altezza del naso, sulla punta del naso e alle ginocchia, il sangue è frammisto a terriccio. Prova che quest'uomo è anche caduto, cosa che il Vangelo non dice. È stata la tradizione con la Via Crucis che ci ha affidato le cadute di Gesù, ma sono verosimili anche se il Vangelo non ne parla. Insieme alla dottoressa Marinelli ci sarà anche la dottoressa Rita Libertini, che contestualizzerà la sindone rispetto alla figura di Gesù, tra storia e fonti.